Ciao fragoline e ciao fragolini. Allora, nuovo video. Questa volta vi faccio vedere la collezione, la mia collezione aggiornata delle scarpe invernali. Io avevo già fatto il video delle scarpe estive, per cui se non l'avete ancora fatto, che non avete ancora visto il video, andatelo a vedere. Ovviamente, ora che sto a cercare il video ci metto un bel po', ma basta andare sul mio canale, scrivete la mia collezione scarpe estive e la trovate, che è la prima parte. Invece questa è la seconda parte di quelle invernali. Diciamo che siamo a marzo. Io questo video lo volevo mettere verso gennaio, ma dato che non ho avuto tempo e questo video cioè, ci vuole tanto a registrarlo e a montarlo. Per cui calcolate tutti i tagli, il montaggio, la registrazione, è molto più pesante fare questi video che fare altri video. Per cui io adesso vi faccio vedere tutte le mie scarpe, sia quelle nuove che ho appena comprato in questi mesi del 2022 e sia quelle vecchie. Allora, non ci sono solo le mie scarpe, ma ci sono anche le ciabatte. Ho voluto mettere tutto in questo video perché, ovviamente, essendo scarpe invernali e ho anche le ciabatte invernali, ho messo insieme tutto. Vi dico anche che voi vedete, le scarpe. C'è un paio di scarpe, da ballo, per cui ho speso, cioè il mio ragazzo mi ha quando andavamo a ballare, mi ha fatto praticamente le scarpe di 200 euro. E dato che ce l'ho ancora, sono usate perché sono usate. Il numero è 37, solo che mi vanno strette perché ormai io porto il 39, mi vanno strettissime. Infatti, ho fatto fatica a mettere su le scarpe per farvele vedere. E dato che ci tengo a queste scarpe da ballo, allora ve le faccio vedere, che non credo che ve le avevo fatte vedere. Queste ovviamente sono quelle da ballo, che sono sia invernali che estive, per cui ci sono dentro anche quelle. E, ho pochissime scarpe invernali, non ne ho tantissime a confronto di quelle estive, per cui fatemi sapere quale scarpe vi piace sotto in questo video. Ovviamente guardate tutto il video perché tanto durerà poco, sono pochissime scarpe. E se non vi siete iscritti al canale, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, lasciatemi un like se vi piace questa tipologia di video, che poi quando comprerò altre scarpe vi farò la collezione aggiornata, ma questa volta nella nuova casa con una postazione migliore e bella. E seguitemi su Instagram, per cui vi lascio qua il mio Instagram, ma lo trovate sempre sotto in tutti i video quando io pubblico. Detto questo, spero che vi ho detto tutto. Se mi ricordo che marca sono e dove le ho prese, vi lascio anche di fianco quando appare il video delle scarpe, dove ho preso le scarpe e che marca sono, ad esempio, che ne so, quelle di Zara, di Bata, praticamente così. Vi lascio solo il nome per chi è interessato. Se volete sapere altre cose, fatemelo sapere sotto nei commenti, oppure c'è la mia mail qua sotto nei video, potete scrivermi tramite mail o anche su Instagram in privato, tanto io rispondo sempre e rispondo a tutti. Detto questo, spero che il video vi piace e noi ci vediamo al prossimo video, per cui non vi saluto a fine video, ma farò un video diverso come nell'altro, per cui un po' diverso dal solito. Buona visione e ciao al prossimo video.